Quindi diciamo che la serata qui vi invito a partecipare, come l'invito che vi era arrivato, domani inaugura comunque quello che è un po' del lusso Audio Center Extension. Cultura. Un po' del lusso della cultura Audio Center Extension. E domani ci sarà quindi questa cosa. Stiamo monitorando quello che sono le soluzioni, siamo in contatto diretto, perché stanno ancora svolgendosi in questo periodo, quindi non sono ancora concluse, hanno fatto 520 colloqui per curriculum che sono arrivati dai vari comuni, quindi non hanno sentito tutti perché una parte è stata scartata in partenza, hanno fatto per adesso 520 colloqui, le assunzioni non sono ancora chiuse, ci giunge notizia di qualcuno che è stato, ha già firmato il contratto, però ci daranno i dati ufficiali nei prossimi giorni, proprio perché non sono ancora concluse, perché molte delle attività in questo momento arrivano con direttamente persone spostate dalle altre loro sedi per partire, quindi di conseguenza il tutto non è ancora stato concluso come percorso. E quindi, a parte qualcuno che già sappiamo, comunque abbiamo chiesto proprio di avere esattamente la lista completa di quelli di Anzano che sono stati assunti ed eventualmente anche di niente, in maniera tale da capire il motivo, cioè se è un accidente al lavoro, cioè
cercare, cioè, cercare un attimo di monitorare comunque quello che è la situazione. Quindi comunque domani vi aspettiamo, comunque, cioè andiamo a vedere com'è. Quindi partirei col secondo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del nuovo statuto sociale della società Cosibra. Questo statuto c'è per due motivi. Il primo motivo è che sussiste la necessità di adeguare lo statuto sociale di Cosibra alle normative più recenti, con particolare riferimento a quello per il DGLS 19 agosto 2016, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e che ha scritto l'inserimento di alcune previsioni di statuto della società a partecipazione pubblica. Ha introdotto e definito le attività che possono essere legittimamente svolte dalla società a partecipazione pubblica, ha disposto che l'organo amministrativo e la società a controllo pubblico sia costituito in norma dall'amministratore unico, salvo le regole previste, ha posto il divieto individuale alla figura del vicepresidente, eccetto il caso in cui sia considerato come sostituto del precedente, ha previsto il divieto di corrispondere al bisogno di presenza o premi risultanti deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e ha previsto la possibilità di attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore. Oltre a questo si è unito la necessità comunque che avevamo come soci di poter trasformare la Cosibra SPA in Cosibra SRL. Questo è per ridurre i costi derivanti dalla gestione amministrativa, proprio perché Cosibra sta venendo meno un po', cioè nel senso che ha sempre, è sempre la patrimoniale dei comuni, ma che comunque a livello di introiti, visto e considerato anche tutto quello che è successo negli anni passati, visto e considerato che Cosibra cioè servizi comunali non ha più neanche l'affitto della palazzina perché servizi comunali non ne usufruisce più da quest'anno. Quindi c'è la necessità proprio di trasformare la società in SPA e di ridurre i costi a livello di SRL. L'auspicio sarebbe anche quello, così come è stato deliberato anche dall'Assemblea di Uniacque, che Uniacque nel tempo acquisisca tutto quello che sono le società patrimoniali che sono rimaste, cioè che la funzione comunque di Uniacque e del possesso dei beni, delle reti, comunque man mano passi completamente a Uniacque. Uniacque inizialmente, all'inizio di quest'anno, aveva previsto come mandato era quello di acquisire solo alcune società. Nel cambio di statuto di Uniacque comunque siamo riusciti a far inserire insieme ad altri comuni quello che poteva essere comunque che tutte le società patrimoniali, cioè non specificare quali società patrimoniali Uniacque avrebbe acquisito, ma semplicemente il criterio, perché se anche è vero che Cosibra non è nell'interesse di Uniacque per il 2017, ma il criterio comunque di acquisizione delle varie società patrimoniali in maniera tale da arrivare poi veramente con Uniacque che possa essere completa da tutti i punti di vista, cioè che non paghi canoni per l'utilizzo di quello che sono i beni, ma che visto che tutta la maggior parte di questi beni hanno comunque dei mutui su beni, nei mutui acquisisca comunque quello che sono i possedimenti, le proprietà delle varie società e alla fine si completi questo tipo di percorso e nello stesso tempo non rimangano in piedi società come Cosibra che alla fine adesso come adesso hanno come scopo quello di pagare i mutui, farsi girare con le quote di Uniacque, perché alla fine noi stiamo fondamentalmente gira di gira stiamo gestendo questo tipo di situazione, cioè ci sono dei mutui da pagare, Uniacque dà la quota del mutuo e la proprietà rimane di Cosibra, Uniacque però alla fine il vero e proprio scopo di quello che è Cosibra si è perso nel tempo, ma si è perso probabilmente anche qua quando c'è stata la differenziazione della società, quando Uniacque è subentrata e quindi diciamo che il percorso da aspettare comunque quello che vada a finire all'interno di Uniacque con la giusta quota, con tutti i crismi, ma infatti è stato stabilito che tutte le società patrimoniali devono essere acquisite con i medesimi criteri, in maniera tale che non ci siano differenziazioni, però prima se la prende Uniacque probabilmente meglio è. Adesso qua dopo subentra anche il fatto che comunque oltre alla variazione comunque dello statuto che è lungo e come dicevo praticamente fondamentalmente prende atto di quello che è il decreto legge e la trasformazione di quello che è
C'è anche da dire che la famosa azione di responsabilità, quindi il lodo, è stato perso. Sì. È stato perso il lodo, quello sui vecchi amministratori. Quindi adesso ormai io passo attento perché è molto complicata come cosa da spiegare, cioè non siamo andati con la giustizia ordinaria perché lo statuto di Cosiglio non prevedeva di poter andare attraverso la giustizia ordinaria. Io adesso non sono una tecnica da questo punto di vista, per cui mi scuso anticipatamente se per caso eventualmente entra il dottor Culasso che probabilmente dal punto di vista tecnico riesce a dare una visione più completa. Da profana dico che abbiamo perso il lodo perché non andavamo al tribunale ordinario, quindi non era dal punto di vista del danno economico, ma dal punto di vista giuridico come viene analizzato dall'arbitro. Dal punto di vista giuridico l'arbitro, che è stato incaricato dalla Camera di Commercio, praticamente ha fatto cadere tutto quello che erano le richieste della società, equiparando quello che è il contratto preliminare, quindi la base di partenza della diversità tra il contratto preliminare dato dal DM valorizzazione, quindi tutti i cambi societari, al contratto definitivo, paragonandolo comunque al fatto che poteva essere modificato il contratto definitivo, giusto? Quindi non accettando il fatto che comunque i soci, l'amministratore di allora avevano modificato il contratto preliminare definitivo senza l'informativa dei soci, senza dal punto di vista giuridico, secondo l'arbitro, non parla dal punto di vista giuridico e quindi fa cadere un po' tutte le tesi. Quello che era la due diligence si occupava soprattutto del danno economico, quindi dal punto di vista della gestione economica della società. Qui invece l'arbitro ha letto esclusivamente quello che riguarda le norme e le leggi, facendo cadere questo presupposto, poi di conseguenza sono discesi tutti i presupposti da cui del danno che si richiedeva. Abbiamo fatto quindi l'assemblea in cui è venuto l'avvocato a spiegarci e era presente anche l'avvocato della provincia, perché anche la provincia è ovviamente socia di Cosidra. E quello che è emerso è che comunque quello che è un lodo arbitrale non si può ricorrere in appello così come dal punto di vista del tribunale ordinario, perché ci sono tutta una serie di discriminanti che devono essere, cioè praticamente deve essere dichiarato non legittimo l'arbitro, deve esserci tutta una serie di considerazioni tassative per cui si possa fare ricorso alla Corte d'Appello di Brescia, con il rischio che comunque anche una volta che la Corte d'Appello di Brescia accetti il ricorso, e questo dicevano che dei lodi di questo tipo succede nel 10% dei casi, proprio perché praticamente è semplicemente quando dichiara invalido l'arbitrato, cioè il lodo arbitrale, quindi se l'arbitro non è stato nominato nelle forme, nei modi, chi è stato pronunciato, chi non poteva essere nominato arbitro, norma dell'articolo, se il lodo ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione, se il lodo non contiene i requisiti indicati nell'articolo 8, 2, 3, insomma tutta una serie di casi in cui secondo loro è difficile, cioè non è possibile fare un appello, è molto difficile che passi questo appello, secondo loro dal punto di vista anche economico non conviene farlo, e questo lo dicevano sia l'avvocato nostro che l'avvocato della provincia che il presidente così, perché in questo caso è comunque sempre un avvocato, e non si può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Quindi di conseguenza ci troviamo in una situazione in cui pur trovando un po' assurdo quello che è stato la risposta, perché penso che tutti quanti noi ci aspettassimo che comunque, visto e considerato che così si trova in una situazione di dover pagare dei mutui, delle fiduzioni per
altre persone per garanzie prestate da soggetti tra virgolette privati, perché alla fine quello che è la Green Power e l'ABM sono soggetti che sono spariti, sono privati, non esistono, però nel frattempo i debiti in banca esistono e quindi di conseguenza deve pagare, si ritrova che praticamente tutto quello che viene il guadagno va a finire, cioè il guadagno, cioè i pagamenti premiati finiscono nel pagare questo, quindi con una circolarità di eventi che hanno portato al fatto di trovarsi veramente in una situazione sgradevole. C'è anche l'arbitro e eventualmente poi questo Questo costa 220.000 dobbiamo fare. Ma noi scherziamo? No, così idra. E l'appello costerebbe ancora di più. Con pochissimo, quasi nulla possibilità. E la scelta di prendere, diciamo, questa. Potete parlare di una cosa, no? Siamo registrati. Volevo chiedere se la scelta di intraprendere, diciamo, questa strada non ordinaria, quindi di appellarsi a questo tipo di arbitrato, chi la faccia? È prevista nello statuto di Cosidra che si potesse fare, cioè tutte le società si può fare esclusivamente l'arbitrato, si poteva decidere di avere tre arbitri o un solo arbitro, ovviamente tre arbitri aveva un costo diverso, giusto? Più solo arbitro, e alla fine si è scelto il solo arbitro. Però è proprio previsto nello statuto delle società il fatto che si possono, proprio per non andare a basare quello che sono i tribunali, le società sono praticamente obbligate a seguire questo tipo di strada. Nello statuto di Cosina. Ma quasi tutte le società ce l'hanno. Sì, sì, perché bisogna risolvere prima un giudizio, però è costoso sempre. Non si sono molto. Perché? C'era unico loro, sì, però dovevi pagare tutti gli avvocati. Dovuto pagare tutti gli avvocati. Però non parli al microfono. Dei vari soggetti. La questione sono. Più o meno 220.000 euro che ci costa questo, perché ci abbiamo tutti i costi dell'arbitrato, i costi tutti dei legali, di tutti i singoli soggetti che sono stati coinvolti, per cui un appello costa senz'altro di più, c'è il rischio di... Non ci sono le condizioni, no, legali, di... noi non vediamo le condizioni per fare un ricorso, per cui è importante. No, voglio chiedere, ma nel nuovo statuto di cui si prevede in questo frangente si prevede la stessa dinamica o si prevede qualcosa di diverso? C'è ancora l'arbitrato. Esattamente quello che non ricordo. Il giorno che si scioglie dopo. Esperienza insieme, quello che vorrei sapere di più, ma per no, semplicemente meglio si suggerisce perfettamente più di un istituzionale, però vedete così di essere usato. È una formula magica se vuoi vedere risolto velocemente il conflitto, però credo che questo si sia sempre questo probabilmente dava anche di fatto adesso se vuoi che queste robe sai se ne ha. Ma avrei una posta, una porta anche... No, la paga così. La società che paga. Paga società. È chiaro che è lo sport della società. Una società che non ha entrate. Quindi una posta. Esatto. Poi vedere se io non debito di questo genere, non so cosa ci metterà. Anche perché poi i comuni sono chiamati a ripianare i disavanzi delle società, delle perdite. Questa è una perdita secca, se l'hai più tenuta. Sì, ma sì. Sì, certo, chiaro. Consideriamo anche che sia l'avvocato nostro che l'avvocato della provincia, che altri avvocati nei tempi passati interpellati, dicevano che se non si faceva l'azione di responsabilità, poi in realtà potevamo fare un danno a non farla. Quindi alla fine è un atto che si muove la coda di tutto ciò, sì, perché se non avesse... Gli avvocati qui è... Ma quando è finita ti dicono non si può più fare niente, tanto pago io.
però allora, se non lo facevi era un danno perché si poteva rischiare che se facevamo stabilire bene, tanto è vero che eravamo comunque andati via lunga a vedere se la situazione magari si poteva risolvere, se questo va, non metteva, che cominciava a pagare, se comunque la fiduzione c'era, la questione che noi parlavamo della fiduzione ma c'era il terreno, cosa che invece non è stata così, per cui dobbiamo pagare senza avere la proprietà. Ci sono tutta una serie di cose per cui molto complicate, come dicevo prima, in cui anche gli avvocati dicono sì, però se tu non lo fai rischi il danno e anche gli amministratori che sono in carica adesso rischiamo il danno se non portano avanti l'azione. Nello stesso tempo l'azione è stata a nostro sfavore, cosa che nessuno si aspettava, perché sembrava una cosa abbastanza pacifica, invece è proprio nata dal presupposto di far decadere la diversità tra il contratto preliminare e il contratto definitivo. Sì, vi manderemo a casa l'arbitrato con il testo della delibera in modo che è tutto ben dettagliato. Quindi l'arbitrato, quello c'è, però il testo della delibera è proprio, ce l'ha mandato in bozza, no? Che è una molto elaborato, ci sono le posizioni di cui gli avvocati li stanno definendo. Quindi appena tutto è pronto ve lo mandiamo. No, io diciamo rispetto a questa illustrazione, un momento che mi viene così istintivo è quello che personalmente non sarei dell'avviso di ricondurre a un nuovo statuto, diciamo, una logica per la quale nell'eventualità che ci si ritrovi in questa analoga situazione questo sia l'iter obbligato. Cioè, secondo me, vista l'esperienza, come diceva prima, bisognerebbe introdurre dentro nello statuto o l'opzione di scelta, oppure addirittura che si va verso, come sta dicendo lui, un percorso che magari è più lungo, più costoso, più complicato, ma che magari svolge il campo da non ripetersi di questa situazione. Si è nominato la criminale e non cambia il commercio. L'arbitro. Non cambia di. Mi pare che da quando è stato detto prima, in realtà, il fatto che possa arrivare in acque, che è, come abbiamo sentito, un auspicio, giusto? In questo momento è un auspicio, però mi pare di capire che non è una cosa imminente, giusto? Quindi vuol dire che questa società, presumibilmente, si deve gestire anche, diciamo, questa situazione pregressa, ma rimarrà, diciamo, così come CRL, magari per altri 5 anni, non so. O più, quindi no, tutti i soci auspicano il fatto che Miacque arrivi il più possibile. Cioè la corsa è quella, però non so dare risposta sul fatto se si possa modificare a green, allora se c'è fare... l'articolo 30 va lì, sì, però no, il problema che dobbiamo essere tutti d'accordo. Fatevi partecipi di questa cosa. Sì, però il problema è già fissato per... ci vogliono 30 giorni di preavviso per la convocazione, per modificare lo statuto, che è ipotizzato alla fine di giugno. Quindi, adesso... io non so quanti, perché è l'ultimo termine il 25, quindi domani. Probabilmente alcuni comuni hanno già approvato questo statuto, per cui no, non c'è. Abbiamo un consiglio rotto. No. I 30 giorni di preavviso con la base della documentazione, perché quando modifichi uno statuto ci vogliono 30 giorni di deposito del materiale. E quindi loro volevano che i consigli comunali entro il 25 lo approvassero, avere la certezza che tutti lo approvassero per poterlo approvare entro la fine di giugno.
Io non so gli altri comuni cosa hanno, se l'hanno già approvato, essendo, essendo oggi 24, domani 25, probabilmente l'hanno approvato. Se noi lo modifichiamo e inficiamo tutta questa procedura, bravissima. Vedere se noi, perché approviamo, possiamo mettere queste ipotesi. Adesso stavo vedendo sull'obbligatorietà o meno del codice in base alla legge. Mi sembra che non sia obbligatorio prevedere l'arbitrato. E niente, per dire, vediamo, fare un ragionamento se è possibile, poi si può fare anche successivamente. Sì, va bene, è un atto di salire, sì, no. Infatti di porta voce, no? Sì, ma però bene, c'è una riserva, vorremmo che si riaprisse la discussione sul capitolo. Cioè, se anche voi convenite che vista la situazione è preferibile, diciamo, intervenire a tempo debito, quindi non aspettare che si approvi, che poi dopo uno statuto approvato con il SRL, non è che entra a prevedere lo si modifica, perché bisogna dare avanti al notaio, eccetera, eccetera. Io però mi ricordo che una cosa, è una cosa assurda. Adesso sto guardando, obbligo arbitrato. Ciao Simonetta, ciao. Qui consiglio che nel dibattito sulla questione dello statuto direi messa una proposta di dire, ma visto che l'arbitrato ha portato una situazione del genere, di lasciare la competenza al giudice ordinario, punto di domanda, di rispiegare la questione delle modifiche alla questione in corso in tutti i consigli comunali. Ma è facoltativo il ruolo dell'arbitrato. Appunto è nello statuto che decidi se il giudice ordinario non è obbligo, ma ecco, c'era questa opportunità, dicevo, visto che gli arbitrati abbiamo avuto questa esperienza così dura, dicevo, non è meglio un giudice ordinario punto di domanda. Non so se è possibile ancora arrivare a una modifica di questo. È mantenuto l'arbitro. Anzi, buongiorno, ma non lo sapevo. No, non sono un arbitrato.
No, quello è solo arbitrato, cioè. No, però non dire se dopo è opportuno non modificare lo statuto e invece mettere l'arbitro arbitrato mentre il giudice ordinario. Questo l'hanno già provato il sì, comune c'era già fatto la giudice ordinario Colonia, Spirano, Mugnano l'hanno già provato. Sì, 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 sì. Certo. Sì, va bene. Ok, sì, era per queste due cose. Va bene, grazie. Ciao. Sì, l'hanno già provato di questi comuni. Quindi non possiamo andare a modificare. Come vuol dire, passato tutto. Si spera di non utilizzarlo. Vediamo di modificarlo. Prospettiva anche no, cioè modificabile, no? Certo che modificabile. Si ritornerà in consiglio comunale, che problema c'è? Se è un partanto, l'esperienza insegna, insomma, per evitare i problemi. Chi mai avrebbe pensato di ricorrere al tribunale a Milano? Nessuno, no? Allora, invece ci siete arrivati. Ma allora, in queste tutte società, queste tutte società, allora, quindi vale la pena pensare. È anche disincentivante questa cosa che prima detto. Che una lista è c'è l'arbitrato che ti può andare bene e ti può andare male. Ecco, gli arbitrati sono sempre costruiti. Io mai visto una vita per venire fuori di però dove possiamo provarlo così com'è? Sì, lo vediamo così com'è. Però ci con questo con un suggerimento di vedere la parte della nostra portatore di sì, sì, no, va bene. La discussione non usando interventi abbiamo fatto la discussione su generis sì, ci sta tempo reale quindi passiamo alla approvazione votazione la votazione no. Sì. Votazione favorevoli contrari astenuti mettiamo più allineati una cosa lì sì, no, la segniamo. Passiamo al punto successivo, che è l'approvazione del piano comunale e gestione dei fondi solidaristici. Benvenuto l'assessore Zonca. Grazie. Allora, il presente piano, appunto relativo alle cessioni dei fondi solidaristici, viene adottato in attuazione a una legge regionale, la 7 del 2010, che parla l'articolo 29 bis, e in base anche a quelle che sono le linee guida date proprio dalla Regione nel periodo del 2016. Cosa sono le cessioni ai fini solidaristici? Sono tutte quelle attività svolte da enti non commerciali, direttamente o tramite personale o tramite volontari, che offrono al pubblico indifferenziato alcune merci che vengono poi specificate nell'articolo 5, che sono prodotti alimentari confezionati non deperibili, che non necessitano di particolari trattamenti, prodotti non alimentari di qualunque tipo, mentre non sono compresi ovviamente superalcolici, armi, medicinali, articoli pericolosi, o a prodotti per cui è necessaria diciamo, una speciale autorizzazione. Ovviamente sono escluse dall'applicazione del presente atto, diciamo, dal presente regolamento, le attività di raccolta fondi che vengono esercitate su aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ai gruppi, oppure in aree private aperte al pubblico proprio appartenenti alle confessioni religiose che hanno un altro tipo di regolamentazione. La finalità e l'obiettivo di questo piano è di regolamentare e garantire una corretta realizzazione di queste attività e soprattutto favorire le attività solidali meritevoli appunto di sostegno economico da parte della cittadinanza ma anche di tutelare la concorrenza commerciale.
I soggetti autorizzati a svolgere questo tipo di attività sono chiaramente gli enti non commerciali e questa finalità deve risultare poi anche dall'atto costitutivo o dallo statuto. Allora, abbiamo individuato quali sono le aree dove è possibile svolgere queste attività solidaristiche, dove già generalmente venivano svolte, per cui si è trattato solo di formalizzare sulle aree. Sono principalmente quattro aree, quindi abbiamo 4 novembre, all'altezza 15, 6, 7, la chiesa parrocchiale. Il numero massimo di iniziative che si possono svolgere in quest'area sono state individuate in 4 annuali. L'area 2, che è sempre la piazza, però nell'altra zona, quindi nel lato banca, numero massimo di iniziative 4 annuali. L'area 3 è il parco Valeno, numero massimo di iniziative 2. E infine l'ultima area, che è la via del donatore, l'area del parcheggio pubblico, anche qui massimo 2 iniziative. Ci sono state poi delle discipline anche sul numero di iniziative, quante in un anno, quante contemporaneamente. Allora, massime contemporanee che possono essere svolte contemporaneamente sono 2 sul territorio. In un anno possono essere complessivamente 12. È stata stabilita la distanza minima di 30 metri pedonali rispetto agli esercizi commerciali in sede fissa oppure anche ai mercati, eccetera. La durata massima di ogni iniziativa è di 2 giorni, ovviamente poi si possono fare delle deroghe se eventualmente ci sono delle raccolte fondi straordinari per le emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari. Nell'arco dell'anno solare l'associazione non può effettuare più di 2 eventi per la raccolta fondi solidaristici e proprio per promuovere l'avvicinamento delle varie aree di diverse tipologie di prodotti, dopo 2 iniziative consecutive di cessione di solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, si autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci differiscono come tipologia anche se appartengono allo stesso settore merceologico. Per poter chiedere l'autorizzazione a svolgere questo tipo di attività bisogna presentare sempre la domanda per la concessione del suolo pubblico mediante PECO agli uffici con le varie indicazioni previste, quindi dove si intende porre il proprio stand, il proprio gazebo, l'indicazione della data, dell'orario, del tipo di merce offerta, l'attestazione che i beni sono oggetto di accessione sono provenienti da un'effettiva e regolare filiera produttiva, dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa è destinata esclusivamente alla raccolta fondi per beneficenza, ai fini sempre solidaristici di ricerca, e a questa richiesta di autorizzazione si allega quindi sempre una copia dello statuto, vari documenti di identità, eccetera. Nel caso in cui la domanda deve essere presentata 30 giorni prima dell'evento, nel caso in cui invece si svolga su area privata però asservita all'uso pubblico, semplicemente non si richiede l'autorizzazione ma semplicemente si fa una comunicazione, l'importante è che ci sia anche il consenso del proprietario dell'area se non è lo stesso che promuove l'iniziativa. E se il comune poi non entro 15 giorni successivi non dà risposta, questo anche per l'occupazione del suolo pubblico, la risposta è positiva, comunque c'è un tacito consenso sostanzialmente. La modalità di concessione e autorizzazione, come verifica, rispettate tutte le norme previste appunto nel piano, valuta anche verifica e vincoli sulla localizzazione delle postazioni e quant'altro. I soggetti che sono autorizzati ovviamente non devono subire traccia al traffico, non devono danneggiare la sede, non devono nascondere la segnaletica, non devono nascondere soprattutto gli esercizi commerciali. E per questo è stata risposta anche la distanza equa. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere apposta una segnaletica dove vengono indicati l'ente promotore, lo scopo perseguito e l'addizione offerta libera, seppur può essere previsto un importo minimo. Non è ovviamente una mancanza di mancato rispetto di queste disposizioni comporta poi delle sanzioni appunto previste dalla legge regionale. E non possono essere, le postazioni non possono essere poste in modo permanente e in modo ripetitivo sulla stessa repubblica. La bozza del piano è stata inviata a tempo debito alle varie associazioni imprenditoriali, così come previsto dalle linee guida della regione,
è stato anche comunicato comunque per proprio una conoscenza ai membri della Commissione di Commercio. Ho terminato, chiedo l'approvazione. Prendiamo la discussione. Prego, consigliere Caglioni. Allora, volevo chiedere al capitolo 4, soggetti autorizzati, quando si dice che vengono a decisione, infine, possono essere ovviamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutare le finalità dell'attività. Allora, secondo me, o si quantifica questo lasso di tempo, si dice, non so, almeno con scrittura privata registrata da almeno un anno, perché dire da un lasso di tempo sufficiente a valutare le finalità dell'attività è molto vago, perché uno potrebbe costituirla, da una settimana, ma perché c'è stato un terremoto, e quindi questo o si toglie da me, io lo toglierei, cioè io direi almeno con scrittura privata registrata. Perché lasso di tempo, sufficiente lasso di tempo, cosa vuol dire? Un mese, tre mesi, un anno? È eccezionale. È eccezionale, ok. Ma se scritte le uffici. Allora scriviamo, si scrive che comunque verrà, allora, quando uno poi fa la domanda, verrà comunque valutato, non lo so. Perché dire da un lasso di tempo sufficiente, questo lasso di tempo sufficiente, qua ci vuole essere. Uno era questo, un altro era il discorso dei 30 metri pedonabili, cioè pedonabili, cosa si intende, quindi capire che cos'è quello. Un altro punto era modalità di richiesta autorizzazione, punto 6, cioè secondo me non è necessario scrivere quello che non è richiesto. Non si scrive nulla, si scrive quello che è richiesto. E poi l'otto, il punto 2 dell'otto, quando si dice che il comune verifica inoltre rispetto dei vincoli sulla localizzazione delle postazioni e sul numero di manifestazioni previste sul territorio comunale di quell'articolo 6, e si dice qualora domande presentate eccedano tali vincoli, quindi credo 4 nell'area della piazza, 2 nell'altra area, 2 nell'altra, eccetera, le postazioni e o le date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi culturali rispetto a quello organizzato di fuori di tali contesti. Però questo tipo di comma a me fa pensare che esiste un periodo inizio anno in cui, diciamo, c'è un momento in cui tutti fanno le domande e si fanno sotto il calendario delle 12 e 20, in modo tale che allora il comune può esercitare, diciamo, ecco, ma siccome però questa cosa non è mai stata citata da nessuna parte, cioè che farà un calendario all'inizio anno e che quindi, non so, magari se il punto sto punto, perché è detta così, a me mi viene da dire, non so, succede un evento particolare che allora non era calendarizzato, è vero che il comune può decidere in qualsiasi momento di dare un'area, eccetera, quindi quello per caso straordinario. Però scritta così presuppone una calendarizzazione che in realtà non è mai stata citata per nessuna parte. Quindi secondo me non è neanche comunque esplicitarlo. Cioè che il concetto di questo piano è anche quello di favorire una calendarizzazione in modo tale che nei primi mesi dell'anno ci siano le associazioni solidaristiche che fanno le loro richieste, come poi si vede anche nelle modalità di richiesta, quindi uno può fare un'unità richiesta per più iniziative e quindi mette in calendario. E poi l'ultimo punto è l'incessità dei divieti di sanzioni, punto 2, in cui dice le postazioni per lo svolgimento delle attività
non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica. Allora, il permanentemente non capisco, ripetitivamente non capisco cosa vuol dire, perché se io sono un'associazione e chiedo all'associazione a due iniziative durante l'anno e chiedo per tutte e due le volte la stessa area, non va bene, non riesco a capire questo ripetitivamente, cioè che cosa si riferisce. È scritto nelle linee guida. Infatti, sono alcune cose che sono scritte nelle linee guida, questo può dire con te. Tutte e due, anche poi. Esatto. No, aspetta. Così le assi. Io basta. Scusa. Vuol dire che non è proprio privata, quindi c'è un po'
privato, articolo 1. E su privato aperto al pubblico. Ah, aperto, non chiuso pubblico. Solo privato aperto al pubblico. Perché ho rotto interiente al pubblico il regolamento. Sì, ma aperto al pubblico. Perché ci sono spazi che potrebbero essere di uso pubblico, pur essendo privato. Ah, ok. No, aperto. Quindi è aperto, quindi questo è il compito. Perché... Sì, ma aperto l'uso al pubblico. No, aperto, no, scusami, no. È aperto vuol dire che un pubblico ci può entrare in lui solo nel pubblico. Quindi se no sarebbe cosa pubblico. Potrebbe essere chiuso quello spazio. Sì, ma privato, aperto al pubblico. Cosa si intende? È diverso che dire di uso pubblico. Privato in quella situazione, no? Privato è la proprietà. Aperto il pubblico, che non è l'uso pubblico, l'uso pubblico è una cosa. Un negozio, un supermercato. È aperto pubblico il negozio, no? No, ma anche il parcheggio che è di proprietà del grande e l'uso pubblico è quello che non è aperto, quello di uso pubblico. Quindi i parcheggi, per esempio, privati di un supermercato. Se fossero di uso pubblico, privati, se fosse per convenzione, per se sono privati ma sono aperti al pubblico. No, sono di uso pubblico, non confondere la perché quando no, scrive, proprio, no, 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 lì è caso specifico. Privati, non a uso pubblico, privati ad uso privato, quei famosi PP, no? Perché ci può essere del parcheggio uso privato, però sono aperti al pubblico, per dire solo per i clienti è aperto al pubblico, e quello è privato, chi entra, anche se non è di uso pubblico, però è aperto al pubblico. Sì, ci sono due motivi di esclusione per capire il senso dell'aperto. No, appunto non era questo il senso che ho capito loro, quindi l'uso pubblico sarebbe escluso. Invece quello aperto pubblico è incluso, cioè, no, no, ci sono due. L'uso pubblico è compreso di sicuro. No, ho capito prima quando dicevo uso pubblico, lei ha detto quella cosa che io avrei fatto, io sto tentando di aiutare a capire se l'uso pubblico invece entra nella dimensione più di quello aperto pubblico, vuol dire, capito? È chiaro. Questo che significa? L'uso pubblico è aperto al pubblico. Sì. Aperto al pubblico apre anche la possibilità a quelli privati. Ma perché faceva le sue chiare, ho capito che invece è esclusiva dalla regola, questo che ho. Questo, il mio tentativo era di riportare l'uso pubblico nella dimensione invece del campo di applicazione del regolamento. Questo che dicevo. Sto dicendo questo. Da tutte le ho scritto. Dunque, privato aperto al pubblico diverso di uso pubblico. Ecco, quindi se c'è questa legislatura sul numero delle iniziative, eccetera, se c'è la possibilità eventualmente di interpretare, che vuol dire assolutamente cosa fate ogni volta, ma modifica, non so, saranno, quest'anno ci saranno 20 richieste di carenza, e il regolamento dice che sono 12, altri 11 perché non li danno. C'è una facoltà. Delle esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate a, e questi vengono esclusi dall'applicazione normativa, così come aree private aperte al pubblico ma appartenenti alle confessioni. Quindi tutto il resto, quindi pubblico, a uso pubblico, inapplicato. La differenza è che non c'è l'autorizzazione, ma c'è la comunicazione con il consenso del proprietario dell'area privata, se non è lo stesso ideatore dell'iniziativa, in questo è. Per quanto riguarda il numero delle iniziative, allora mi fa piacere e condivido col consigliere Assi questo discorso delle iniziative solidaristiche, però purtroppo diciamo che questa regolamentazione è nata proprio
sulla spinta dei commercianti per tutela loro, diciamo, che si sentono un po' svantaggiati da questi eventi solidaristiche. Hanno molto insistito anche in ambito regionale proprio per una disciplina di queste eventi solidaristiche, per cui cercando di contenere al massimo gli eventi. Diciamo che insieme al responsabile abbiamo stilato questo regolamento tenendo in considerazione un po' lo storico che c'è sul territorio e abbiamo lasciato degli ampi margini perché non arriviamo sicuramente a 12, siamo stati molto ampi. Comunque c'è la possibilità di derogare, innanzitutto si può derogare se ci sono delle particolarità, come avevo detto, appunto delle situazioni specifiche, terremoti, eccetera, che sono delle raccolte fondi, eccetera. Comunque c'è la possibilità sempre di derogare se c'è motivazione a questo numero. Comunque ecco, lo storico ci parla di molte meno iniziative, cioè si contano forse su una mano durante l'anno, per cui abbiamo lasciato anche un ampio margine rispetto a questo. Però diciamo che la finalità di questa regolamentazione era proprio quella di dare un limite, però più per tutela dei commercianti. Comunque condivido lo spirito solidaristico assolutamente questo. Credo che ho risposto alle questioni. Sì, mi dimenticavo solo quelle. Quelle casino quando fanno le porte, le vendono sulla porta, sono parche. No, sono dentro. Anche quello non possono fare? Sono dentro. Sempre la circolazione, sempre con la distanza calcolata, eccetera. Quindi non possono fare, perché la finalità della raccolta fondi. No, ma sono le tue porte acquistate. Sì, anche. Fatte dalle famiglie. No, ma non si applica. Non si applica su questo, no? Cioè, non interessa che non ci siano limiti di vieti. No, non si applica. Né all'interno dell'oratorio. Ma lì ci sono questioni igieniche. No, capito, però siccome il metodo non è di balli di plastica, però ci sono le mamme per problemi. Potevano segnare tutti gli ingredienti. C'è un obbligo di etichettatura. L'importante è la data e la data. Ci sono anche le famiglie col cartellino rosso. Quello che abiti a radio. O meno che abiti a radio. Allora, fatto articolo 4, comma 1. Allora, sì, quello del lasso di tempo sufficiente per dare le finalità e attività, sì, è discrezionale, anche perché se mettiamo un limite di tempo, io metterei anche un anno per dire, per me sembra un margine di tempo. Però se appunto si creano queste associazioni finalizzate da raccolta fondi per i terremotati non possono, cioè non hanno questo margine di tempo, quindi taglieremo proprio la possibilità. Magari anche per analizzare anche lo storico di quello, esatto, che sai che è stato buffo da qualche parte. O da di là, cioè. E infatti in quello sta il fatto. Cioè c'è una possibilità degli uffici di andare a controllare, cioè specie la notizia lì, No, secondo me si potrebbe ovviare dicendo almeno con scrittura privata, quindi essendo veramente costituita, in modo da consentire all'amministrazione di valutarne fino alla realizzazione. Forse l'amministrazione a stabilire la sugli uffici. In modo da consentire agli uffici di valutarne le finalità e le attività, senza dire lasso di tempo. Lasso di tempo è scritto così. Sì, e poi anche abbiamo delle linee guide che è un po' che dobbiamo mantenere, per cui questo nello specifico per sì, sia proprio inserito, sì. Per cui diciamo che dove siamo potuti intervenire è l'aspetto relativo all'individuazione delle aree e le iniziative, uno delle iniziative annuali, e quindi su quello abbiamo dato un storico, anche sull'individuazione delle aree, perché appunto sono le zone di maggior flusso e dove si svolgono di solito questi eventi, e così anche come appunto il numero degli eventi che abbiamo lasciato abbastanza in modo lontano, per far diventare anche più occasioni. Per il resto, quindi anche gli altri aspetti, abbiamo seguito proprio le linee guida, perché questo ci dice la legge regionale. Rispetto anche, allora, il mente 30 metri, quello l'abbiamo invece individuato noi, un po' valutando un po' anche gli altri regolamenti esistenti, ma al di là di tutto, visto le iniziative che sono sul territorio, abbiamo ritenuto che questi 30 metri fossero sufficienti. Pedonali, perché se è un'area limita al flusso delle auto, senso unico, eccetera, bisogna calcolare proprio pedonali, no? Anche per arrivare devo fare 200 metri perché ci gira intorno, perché è un senso unico piuttosto che lì.
proprio il pedonale. Non è. Giusto? Sì, sì, non la R. Non aerei, non pedonale proprio. E abbiamo ritenuto che fosse una distanza sufficiente, anche perché la finalità è vero di tutelare, regolarizzare la situazione, di tutelare i commercianti, sicuramente, ma dall'altro lato non possiamo nemmeno mettere un margine più ampio, tipo 100 metri, perché impediremo lo svolgimento di queste manifestazioni, quindi utilizzeremo il regolamento per annientarle. Quindi abbiamo considerato che fosse una distanza congrua proprio rispetto alle iniziative che vengono svolte. Per quanto riguarda sempre il 7,6, anche questo viene donato sui requisiti di disponibilità professionale, anche questo è disponibilità, quindi l'abbiamo inserito. Punto 8,2, anche questo, qualora le domande presenti accedano a tali vincoli, anche questo linee guida, per cui abbiamo tutto il vincolo di riproporlo, e così anche il comma 10. Ripetitivamente, effettivamente sembra un termine assurdo, però c'è la linea guida, vediamo di ribadire. Ecco, io scusate, oggi ho preparato un emendamento da discutere che è molto proprio a prendere in considerazione l'ultima affermazione che aveva fatto l'assessore, cioè la situazione che si deve creare di limitazione delle attività, che mi sembra di capire sia stato poi il risultato anche delle espressioni e manifestazioni che ha fatto l'associazione commerciale qui circa. Il fatto che tante occasioni di tipo solidaristico alla fine sottraggono quei momenti di possibilità per un commerciante di magari avere anche per quel giorno il suo introito, il suo guadagno, il suo business, diciamo. Allora, la nostra proposta è quella di inserire dopo che lo porto, un punto aggiuntivo, il punto 9, che dice che è data facoltà agli esercizi commerciali in sede fissa che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici di presentare domande di concessione di suolo pubblico a titolo gratuito con le stesse modalità indicate al punto 7, tranne alcuni punti dove punto 1e, punto 1f e 2a, per la stessa data, per lo stesso orario di svolgimento e localizzazione nell'area della cessione a fini solidaristici. Perché questa facoltà potrebbe, dare la possibilità a quelli che oggi si sentono esclusi, da queste occasioni, di poter, se ritengono, quindi non è un obbligo, di poter avere un'occasione. Se naturalmente vengono gli stessi prodotti. Teniamo conto che sulle 12 iniziative, più o meno la metà che abbiamo visto, 12 o una decina che si sono svolte, la metà sono piante e fiori. Quindi, No, c'è la stella di Natale, c'è la Zalea, c'è la... Sono almeno... No, almeno 4 o 4 sono. Vengono un fiore di piante. Secondo me questa proposta potrebbe tra l'altro evitare di mettere il discorso dei 30 metri, perché si potrebbe abolire il punto 4, quindi non c'è nessun tipo di vincolo, nel senso che uno può anche stare a 5 metri. Però chi ha l'attività può tenerla aperta se quel giorno lì, chi vende quando vendono le arance della salute, se chi vende in piazza le arance vuole tenere aperto sulle volte, può vendere le arance, può vendere anche altro, se lo richiede. E chi nella stessa occasione ritiene di essere presente con lo stesso articolo, lo può fare, poi dopo saranno cittadini che l'opportunità in alcuni momenti per stare la mano di prendere l'altra via, di prendere altre cose, possono optare per una...
senso che la concessione di queste qua sono venti solidaristiche che non devono dare la, cioè praticamente che il ricavato deve andare in beneficenza. Io non posso dare a un commerciante l'uso pubblico di un luogo per fare invece commercio, perché allora quello lì rientra tutto quanto in quello che riguarda la violentazione delle aree commerciali, delle aree mercatali, del commercio, quindi non è che si può dire no, attenzione, chi ha un negozio o la piazzola del mercato deve seguire tutta una serie di regolamentazioni che non possono essere l'uso pubblico in concomitanza della vendita solidaristica dello stesso prodotto della vendita solidaristica, perché altrimenti penso proprio che dal punto di vista normativo, sto chiedendo a Silvia, però penso proprio dal punto di vista normativo, già se io prendo e esco dal mio negozio, penso di dover avere un tipo di autorizzazioni che sono diverse da quelle di stare dentro nel negozio, ma senz'altro non può esserci neanche l'uso pubblico se non attraverso una convenzione, non so, mi viene in mente fuori dal cimitero, anziché queste cose qua, che però non è un cimitero, è un territorio diverso, per cui non possiamo dare questo tipo di autorizzazioni, però che hanno comunque tutta una serie, giusto Silvia? Sì, sì, cioè se io esco con il mio negozio sul suolo pubblico deve essere previsto nel regolamento del commercio su aree pubbliche i posti isolati, non è che posso improvvisare un mercato così, mettermi a vendere. Perché in concomitanza c'è la vendita solidaristica che, ripeto, deve essere dimostrata, e è importante che ci siano anche, per me è importante anche che chi viene a fare vendita solidaristica siano per pensieri, cioè nel senso che siano associazioni riconosciute e non quelle che magari si sente in giro dalle linee Striscia la Notizia o cose del genere che in realtà non fanno, poi alla fine non seguono comunque quello che è un iter giusto, però dal punto di vista normativo non si può inserire un articolo del genere. Chiedo conferma al comandante, però penso proprio che sia, cioè è un regolamento del commercio, anche chi ha una postazione fissa non può decidere, lasciando perdere le vendite solidaristiche o no, se va a fare la vendita fuori dal proprio negozio diventa invece il regolamento del commercio sulle aree mercatali o roba del genere, cioè qui sono proprio regolamenti di un certo tipo che anche sulle aree mercatali non può da fuori dal mercato decidere vendo qualcosa anche se c'è un negozio, perché allora se vogliamo quando c'è il mercato allora entro in concorrenza con quelli che sono nel mercato, cioè io ho il bando del pane, arriva quello del pane al mercato e mi va al posto dove li metto di fuori dal mercato. Che guarda, le molte bianche ci sono nelle occasioni in cui no, ma perché ci sono è diverso, lì è l'organizzazione, è un altro tipo di organizzazione che è diversa da questo, ma però vendono, cioè nel senso che ci sono i bar che mettono fuori tavolini, più tavolini. Ma è manifestazione. Non posso dare l'autorizzazione a vendere sul suolo pubblico gratis perché c'è la vendita solidaristica. Su richiesta di quelle città commerciali. No, ma non è proprio nella regolamentazione normativa del commercio. È proprio. Perché ne so io non rientra proprio in questo tipo. No, cioè, questo serve per disciplinare le vendite e le cessioni ai fini solidaristici, non per disciplinare il commercio. Bisogna incentivare, regolamentare quelle per non dare troppo fastidio ai commercianti, però non viceversa. Questo qua rientra nelle vendite solidaristiche che non è regolamento del commercio. Ma a parte che regolamento del commercio se non sbaglio se non deve uscire dal suo negozio, deve avere. Non può. O è una manifestazione notte bianca e oppure non esiste altra. Non posso chiedere un'occupazione di suolo così che non piace quanto è. Si chiamano posti isolati ma non sono contemplati. Quindi mettiamo un'occupazione di emendamento? Quindi l'emendamento lo leggo? Sì. Dato la facoltà agli esercizi commerciali in sede fissa che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, di presentare domande di cessione di suolo pubblico a titolo gratuito con le stesse modalità indicate al punto 7, tranne i punti 1E e 1F2A, passa dato, orario, svolgimento e localizzazione nella cessione a fini solidaristici. Ok.
Quindi favorevoli, contrari, astenuti. Quindi ascoltiamo il regolamento. Quindi votiamo per il regolamento, favorevoli, contrari, astenuti, votiamo per l'impermeabilità, favorevoli, contrari, astenuti. Il regolamento, ti diamo il consiglio, un saluto a tutti. Un regolamento contrario. Sì, sì, sì. Favorevoli sul regolamento. Un saluto a tutti.